Non è stato trovato nessun accordo, no. Delle sue parole 24 milioni. Ho scritto malissimo. In questo momento non c'è nessun accordo. Non c'è nessun accordo? Assolutamente no. La differenza si è ridotto? Nessun accordo. Sì, ma la domanda qual è il problema? Perché ancora non si riesce a raggiungere un accordo? Ne parliamo dopo, però non c'è nessun accordo. Ma oggi è l'ultimo, cioè per oggi abbiamo concluso, si proseguirà domani come... Penso che abbiamo concluso, al momento sì, c'è una pausa. Non si tratta di rottura, cioè ovviamente c'è massimo ottimismo, perché abbiamo visto tutti sorridenti, tutti allegri. Ieri ci hanno raccontato un po' di nervosismo, c'è stato, oggi forse tutto risolto. No, non è stato risolto niente, mi fate sempre la stessa domanda, veramente vi dico. Però lei non è ottimista, mi perdoni. In questo momento no, in questo momento no. Lei non è ottimista? In questo momento no. Ma l'Inter non cede? No, ci sono diverse cose ancora da sistemare. Un discorso che riguarda, diciamo, non tanto il giocatore quanto la società, il prezzo, il costo. Non entro nei particolari. Riassunto, è congelata. Esatto. È giusto? È rimandato a domani? Diciamo che è congelata, al momento. Noi abbiamo visto il tuo primo uscire dall'albergo, era felice, allegro, sorridente. Non l'ho già detto, non lo so. Abbiamo perso di vista 75, tra l'altro. Non lo so, al momento non è qui, non è qui. Senta, ma lei comunque rimane qua, questo ce lo può dire, cioè abbiamo visto, sì. Sono partiti tutti, sì. Gli altri, rimango io. Rimane lei, quindi in qualche modo sarà il portavoce di questa conclusione della trattativa, questo ce lo può dire. Se si conclude, speriamo.